Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Con chi iniziare a giocare su FIFA 21, Foot 21, seconda parte, ci sarà anche una terza parte, perché ragazzi, ho trovato dei giocatori interessanti, però vale lo stesso discorso che ho fatto nello scorso video per quel che riguarda gli 83, gli 82 e qualche altro giocatore da 81 in giù di rating, perché potrebbero avere dei prezzi anche un po' esagerati, come ho detto nel video di ieri. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, quello dei migliori centrocampisti secondo me. E salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Se il video vi piace lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina, e qui in descrizione troverete i link ai nostri social, quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. E sempre in descrizione troverete il tutorial per poter comprare, con annesso i link del sito in questione che citano il tutorial, poter comprare FIFA 21 Ultimate Edition a meno di 80-75, facciamo 80 euro. Affrettatevi ragazzi, perché FIFA 21 nella versione del EA Play, quella con 10 ore di accesso anticipato dal 1 ottobre, sta per uscire ragazzi, mi raccomando. Nella guida si può acquistare FIFA 21 Ultimate Edition più un mese di EA Play. Ma ragazzi, veniamo al video in questione. Il primo giocatore è Hazard, come esterno l'ho voluto inserire perché secondo me come 83 di rating potrebbe avere un prezzo non eccessivo, considerato che ha una velocità dribbling e passaggio nella media per essere un 83, però per iniziare su Foot potrebbe essere un'ottima carta, soprattutto se magari lo spostiamo a COC centrale, a parer mio. Poi bisogna vedere un po' le abilità e il piede debole, ma secondo me avrà tipo almeno un 4 di piede debole, un 4-4 anche per lui. Sabitzer, costui secondo me potrebbe avere un prezzo 20.000 per iniziare proprio i primi giorni, le prime due settimane, poi calerà a parer mio, perché è un centrocampista molto equilibrato nella velocità, nel dribbling, nel tiro e nel passaggio, anche in fisico. Possiamo metterlo come COC e anche come centrocampista centrale. Altro giocatore della Bundes, Sabitzer. Sanchez ha ricevuto secondo me un downgrade e devo dire che comunque rimane una bella carta. Il prezzo quest'anno a inizio Foot secondo me non sarà eccessivo, non arriverà a superare, e si spera, i 15.000 crediti. Per iniziare, se lo troviamo anche a 5.000 crediti va benissimo, perché questo è un giocatore che sarà interessante non tanto per l'ibridabilità, però quanto per le sue stazze in velocità, difesa e fisico. Vinicius Junior, per iniziare, beh, questo forse costerà un bel po', perché le 5 di skill si faranno sentire, velocità e dribbling. Poi ovviamente a inizio Foot un giocatore con 75 di tiro, 80 di tiro, ha comunque un buonissimo tiro. Poi man mano che escono altre versioni special diventa un po' così. Però essendo Vinicius un esterno, un'ala, ragazzi, devo dire che il tiro non è fondamentale, ma in area secondo me non avrà tantissimi problemi a segnare, soprattutto se all'inizio di Foot ci sono tutti quanti con i portieri scarsi. Beh, ci sta. Gelson Martins, ecco, un altro 5 di skill nella Ligue 1. Secondo me sarà un bel esterno, velocità e dribbling. Non discreto, discreto il dribbling, scusatemi, il tiro e il passaggio, scusatemi. E il fisico 61. Rebic è un attaccante da tenere d'occhio nella Serie A. Se facciamo una full Serie A, secondo me è lui anche da prendere insieme a un altro che vi porterò nel prossimo video, perché non voglio dirveli tutti, ecco. Rebic, bella carta con velocità, tiro e fisico. Sarà un po' macchinoso, ecco, magari quindi li andiamo ad accoppiare un attaccante più agile, scattante, con più equilibrio e agilità. E con un passaggio decisamente buono. Rebic comunque 70 di passaggio, verso un 79 non è bruttissimo. Adama sarà, ecco, forse costerà un pochino troppo per il suo rating, però a velocità e dribbling e fisico, fisico elevatissimo. Meglio metterlo come esterno, sinceramente parlando, e non come ala, perché possiamo sfruttare meglio il suo fisico e possiamo sfruttare meglio la sua velocità. Magari ha pure un sacco di resistenza, perché comunque ora su Footmin non viene rivelata la sua resistenza, però Adama sappiamo essere forte, molto forte fisicamente, e avrà
secondo me è una buona resistenza, una discreta resistenza. Un difensore che vi ho cercato di dire nello scorso episodio è Conde. In due molti hanno indovinato, anzi, era facile da indovinare ragazzi per chi segue Foot, e si abbina moltissimo a Sissoko e a Upamecano dello scorso episodio. Possiamo fare un trio in un trio francese ibridabile, ragazzi. Conde sarà una bella carta. Spero non costi tanto, ipotizzo 10-15 mila crediti proprio per esagerare. Ecco. Veniamo al penultimo giocatore di questo episodio, Sanchez. Secondo me è una bella carta per iniziare con una Ligue 1, perché abbiamo un giocatore che nelle stats generiche ha tutto sopra il 71 difesa, poi 81 in dribbling, 79 in velocità, 72 in tiro, 76 in passaggio, 81 in fisico. Non costerà tantissimo, si spera, ecco, perché ogni volta che vado a dire magari non costerà tantissimo, poi arriverà a costare tantissimo, perché comunque 78 di rating, gioca nella Ligue 1 e quindi una lega, sì, nella top 5, però non tanto utilizzata, ecco, quindi magari potrebbe avere un prezzo contenuto, magari se dovesse giocare in Premier League avrebbe avuto un prezzo esorbitante. E gli vado a inserire un suo compagno di squadra, Bamba. Perché? Perché ha velocità e un buon dribbling, e il tiro non è male, è un esterno, quindi possiamo abbinare magari Bamba Sanchez per darvi un'idea di una Ligue 1 per iniziare. Che secondo me quest'anno, per poter iniziare con squadre non troppo costose, le solite Ligue 1, la Bundes, e che altro? Ligue 1, la Bundes e anche la Serie A. Secondo me per iniziare la Premier e la Liga Santander hanno giocatori forti, soprattutto la Premier ha giocatori stramega pagati, ecco. Ma ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete, hashtag NMF, così vi rispondo. Saluto e vi ringrazio. Ciao belli!